ed oggi siamo qui sul lago grande di Avigliana e stiamo partendo per questa avventura verso il Monte Ciabergia. Stiamo percorrendo la via dei Pellegrini che sale su verso la Certosa, ma di qui si va anche alla Sagra, ma si arriva anche al Monte Ciabergia dove stiamo andando. Strada con pavè. Salendo di qui siamo arrivati a casa Mastro Pietro, posto veramente bello, caratterizzato dal fatto che è proprio in mezzo ai lupi, però qui si respira aria pulita. Prosegue la salita verso il Monte Ciabergia, qui siamo alla chiesa di Sant'Anna, è un posto veramente bello, tipica strada di montagna coi tornanti. Siamo già sopra i 700 metri e laggiù si vede Torino. Proseguendo c'è la valle qui sotto, non so esattamente che paese sia. Il bello di queste strade di montagna è che man mano che si sale puoi fermarti sempre ad ogni angolo ad ammirare il panorama. Sotto c'è il lago di Avigliana. Quella è la città di Avigliana, bellissimo. Siamo arrivati a Colle Braida, di qui adesso inizierà la salita in cui ci sarà da fare un bel tratto di portage. E da questa chiesetta si prende la strada che va su, dove inizia a essere bella ripida. Ed è da qui che inizia il sentiero strettissimo e bisogna spingere qua, è impossibile salire, è tutto pietroso. Siamo saliti a piedi di qua perché è ripidissimo, è tutto sassi e scalini, impossibile salire. Ora, arrivati in questo piccolo piazzale, si prosegue dal sentiero su di lì. Sentiero 439 che va su al Monte Ciabergia. Anche qui è molto molto ripido, un po' meno scassato, ma bisogna spingerlo perché pietre smorse si scivola. È molto, molto ripido, non si riesce a salire. Qui praticamente il sentiero non si capisce nemmeno se c'è o non c'è. Io sto andando su di qua perché me lo dice la traccia GPS, ma il sentiero è quasi inesistente. Credo di essermi perso, ma ora ho ritrovato il sentiero perché sembrerebbe questo segnato su questo albero. In realtà di sentiero c'è ben poco perché mi sembra davvero un posto molto poco frequentato. Io sono arrivato da lì, ma il sentiero sembrerebbe essere questo, almeno così dice il GPS. Ragazzi, sono salito di qua con la bici in spalla, ripidissimo, radici e massi, veramente. Il sentiero prosegue di qua in salita. Per venire qui, ragazzi, ci va spirito d'avventura, Ragazzi, siamo quasi arrivati in cima, bisogna salire di lì. C'è da morire qua. L'ultimo pezzo, bici in spalla, ed è anche difficile. Ragazzi, è stata una fatica immane, ma ce l'abbiamo fatta. 1179 metri, cima del Monte Ciabergia.
vi assicuro che arrivare qui, ragazzi, c'è da morire. C'è da morire. Adesso inizierà la discesa da questo sentiero qui. Ce n'è anche un altro che sale di qui, ma non so se sia meglio o sia peggio. Quello che vi so dire è che sono morto. La cosa bella è che qui in cima si intravede tra le fronde un panorama stupendo, ma in realtà si vede ben poco. Ma vedo laggiù la Torino-Bardonecchia, l'autostrada, si vede quella che sembra essere la zona dei laghi, ma non è che si vede molto. E questa è la cosa brutta di arrivare in cima a questi monti con le pinete, e non si vede praticamente nulla, e quindi uno si fa un mazzo tanto e poi dopo non si può neanche godere il panorama. Vabbè, speriamo sia migliore in discesa. Adesso inizieremo a scendere da qui.